Ciao amici! Come vi ho fatto vedere in questi due video, è possibile rigenerare il corpo anche restando a casa senza vedere nessuno, in modo del tutto naturale, senza farmaci per l'ansia o la depressione. Il segreto? Farsi da soli un piacevole automassaggio con il metodo Ayurvedic Touch. Ma in che modo? Ho strutturato una vera e propria tecnica di automassaggio rigenerante con movimenti studiati e precisi che aiutano la fisiologia del corpo e inducono la calma della mente. Certo, per farlo nel modo più adatto ci vuole una tecnica precisa, come per tutte le cose che funzionano. E questa potente tecnica fino ad oggi la insegnavo solo agli studenti della mia scuola professionale di Ayurveda, la SIMA, e ad alcune persone nei miei coaching più avanzati. Per capire meglio di cosa parlo, ho chiesto a chi già pratica l'automassaggio e lo praticava anche prima di trovarsi chiuso in casa in questa quarantena, ho chiesto di raccontarci proprio come lo sta usando in questi giorni e quali benefici ha. Sono proprio curiosa, sentiamo. Cinzia, inizialmente mi sembrava impossibile che un automassaggio potesse funzionare come un massaggio. Ho iniziato a praticarlo solo perché non amo farmi massaggiare dagli altri e comunque non avevo nessuno che facesse i massaggi vicino a me. L'automassaggio mi toglie la stanchezza e il gonfiore delle gambe, lo uso per tonificarmi e mi difende dalla cellulite vista la vita sedentaria. Se non avessi l'automassaggio non saprei come restare in forma, mi aiuta anche a liberare la mente e non subire lo stress di questi giorni. Anna, sono una libera professionista e ogni tanto mi facevo fare dei massaggi. Poi ho imparato a fare l'automassaggio per farlo a casa, per me stessa, quando voglio io. Adesso lo faccio quasi tutti i giorni e mi dà energia. È l'unica cosa che non mollo. Riesco a essere costante perché mi toglie l'ansia e lo stress del momento, mi sgonfia e mi fa sentire più leggera. È anche un rimedio per la noia, mi piace preparare l'ambiente ed è come farmi una coccola e dedicare del tempo a me stessa. Giovanni, sono uno sportivo, faccio yoga e arti marziali. Adesso faccio esercizio fisico in casa e faccio l'automassaggio ogni 2-3 giorni perché mi dà dei benefici percepibili sul piano fisico e mentale. All'inizio, quando mi vedeva fare l'automassaggio, la mia fidanzata era un po' perplessa, però poi, vista la situazione, ha iniziato a farlo anche lei. E in poco tempo le si sono schiariti i capillari delle gambe e si vede meno la cellulite. È contentissima. Tra l'altro adesso dormiamo meglio, siamo meno tesi e litighiamo meno. Carlo, sono un informatico e passo la maggior parte del giorno seduto. Avevo bisogno di farmi fare dei massaggi per la cervicale e la schiena, ma non sono tipo da farmi massaggiare. Invece l'automassaggio lo faccio quando voglio, con i miei tempi, senza orario, senza appuntamenti. Se lo faccio al mattino mi dà energia per restare concentrato. Se faccio l'automassaggio alla sera mi toglie la fatica mentale. Adesso che lavoro da casa stavo iniziando a ingrassare, ma l'automassaggio mi aiuta a non farmi prendere dalla fame nervosa e restare centrato. Ah, che bello, bravi però! Grazie delle testimonianze. Ora il videocorso è disponibile per tutti, è semplice da seguire, sapete che non amo le cose complicate, e soprattutto è in offerta speciale per la promozione Io resto a casa, a 97 euro invece di 297 che è il suo prezzo pieno. A questo punto potete scegliere, continuare a lamentarvi per lo stress fisico, mentale, emotivo che state subendo, restare passivi e spaventati, oppure agire concretamente in un modo sicuro e naturale per scrollare di dosso, eliminare tutta la tensione fisica e mentale. Cosa volete fare? Scegliete il benessere e ricordatevi che il prezzo scontato vale solo fino a domani. Lo faccio per spingervi ad agire subito e ne sono certa, mi ringrazierete. Il link è in descrizione, vi aspetto nel video corso e nel prossimo video domani. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!